Piccole e medie imprese, ricerca e sviluppo come strategie per il rilancio. Il ruolo della cittadella della ricerca, dei finanziamenti pubblici e delle banche nel sostegno all'impresa e all'innovazione. È il titolo dell'incontro che si è tenuto a Latiano nella sala di Palazzo Imperiale. L'obiettivo è quello di far avvicinare i partecipanti, cittadini e imprenditori, ai temi della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Temi che, in un momento di crisi economica, sembrano svolgere un ruolo determinante per la differenziazione strategica delle imprese, per il loro rilancio e la loro competitività. Le piccole e medie imprese sono l'asse portante, questo chiariamo, sono l'asse portante dell'economia, specialmente l'Italia, soprattutto al sud direi. In provincia di Brindisi in particolare si è ritenuto di cominciare a fare direi anche sinergie con quello che poi sono le strutture che dovrebbero assolutamente dare manforte alle piccole imprese, che non hanno certo i mezzi per andare a fare la grande ricerca, la ricerca direi pura, ma noi abbiamo bisogno di ricerca applicata. Abbiamo una struttura eccezionale che è la Cittadella della Ricerca. Guarda caso si sta cercando di, una volta che più o meno stava partendo, cominciava a dare dei risultati per il territorio, guarda caso, ci tiriamo indietro come istituzione provinciale, che era quella che poi supporta il consorzio al 51% e ci tiriamo indietro per farne poi una struttura che gestisca tutta la parte immobiliare. Beh, io sono tra quelli che si ribellano a questa cosa, perché noi dobbiamo invece far fronte comune per cercare di far crescere la nostra impresa. La cittadella può dare un contributo sempre, perché è un comprensorio che ha al suo interno imprese, laboratori di ricerca, strutture formative, università, quindi può far crescere la cultura generale. Ci deve essere una crescita culturale degli imprenditori che devono sapere usare gli strumenti che ci sono nel territorio, e quello non solo è un grande strumento, ma può a sua volta aiutare a dilatare gli orizzonti degli imprenditori e a immetterli sui mercati internazionali. Il direttore di territorio di Unicredit Banca di Roma ha illustrato le strategie di sostegno messe in atto dagli istituti di credito e le interessanti opportunità da queste offerte. C'è positività, ci sono una serie di vantaggi che vanno colti, non da ultimo la discesa dei tassi di interesse, non da ultimo il calo del prezzo delle materie prime, che sono degli indubbi vantaggi per le aziende, ma poi ci sono anche, noi dobbiamo essere bravi come uomini del sud, abituati a vivere in situazioni di difficoltà, dobbiamo essere bravi a cogliere tutte le opportunità di Basilea 2, le opportunità della Cofidi, le opportunità della Regione Puglia. Regione Puglia che mette a disposizione 1 miliardo di euro come misure anticrisi e l'opportunità, ripeto, del plafond di Unicredit che mette a disposizione 5 miliardi. Le nostre imprese hanno la possibilità di riacquistare il premierato nei mercati nazionali e internazionali investendo nella innovazione. Ecco, e allora io auspico che le istituzioni pubbliche, le banche, perché questa sera sono anche coinvolte le banche, stiano vicino ai nostri imprenditori, quindi per aiutarli ad innovare la propria attività.